Siamo in Basilicata, nella provincia di Potenza e nel Parco Nazionale dell'Appennino Lucano, Val d'Agri, Lago Negrese. La nostra escursione parte dal ristorante Il Pergolato per Campo di Lupo e di fronte a noi abbiamo Piano della Croce e Monte Lama, 1566 metri sul livello del mare, che più tardi raggiungeremo. E ora siamo attraversando il ponte e sotto ci sono le acque del fiume Agri. Siamo partiti da quota 930 circa e adesso siamo a quota 800 per poi risalire verso le sorgenti dell'Agri e siamo nel territorio di Marsico Nuovo. Siamo alle sorgenti del fiume Agri, è da qui che inizia la lunga discesa del fiume fino alla diga del Pertusillo, fino ad arrivare in Puglia. Ed eccoci giunti in località Campo Rotondo e qui c'è un castagno secolare di 7,5 metri di circonferenza. Davanti a noi Piano della Croce e questo territorio è tutto coltivato a patate ed ora si scende per poi intercettare una strada che porta in località Scruppo. E davanti a noi Monte Tumolo, che più tardi raggiungeremo però alla sella. E questo è il Piano della Croce visto da un'altra prospettiva. Da destra verso sinistra abbiamo Monte Tumolo, Monte Vulturino e il Calvelluzzo. E qui siamo in località Scruppo di Sopra. E adesso siamo nel bosco per arrivare alla sella di Monte Tumolo. Ed eccoci alla sella e sullo sfondo il monte Calvelluzzo e questo è il rifugio Romanelli e qui siamo alle pendici di Monte Calvelluzzo e di Piano della Croce. E qui siamo nel bosco Pisciulicchio. Occhi ai rami, Ovviamente la neve quest'inverno ha rotto parecchi rami e quindi si trovano sul sentiero, bisogna stare molto attenti perché si inzivano fra le ruote. Ed eccoci giunti a Passo Serra di Calvello, a 1530 metri sul livello del mare. E adesso saliremo sul Monte Lama. E siamo a 1566 metri sul livello del mare. Intorno a noi, a 360 gradi, è uno spettacolo. Is there anyone home? Come on, come. Abbiamo il Monte Pierfaone e il Monte Arioso, anzi e le piccole Dolomiti Lucane. La vetta di Monte Lama 1566 metri sul livello del mare e sullo sfondo abbiamo la lunga cresta del Monte Calvelluzzo e le tre vette del Monte Volturino e questi sono i Monti Alborne. Ed ora si ridiscende, si passa prima da Passo Serra di Calvello e poi si scende verso la piana del lago. Thank you.
Ah, buongiorno. Ed eccoci alla stupenda Piana del Lago. Ed eccoci giunti al rifugio e fontana delle Brecce. E qui siamo alle pendici di Monte Maruggio. E siamo giunti a Colle Margiotto e a destra si va verso Piano Bellagamba e poi successivamente si può arrivare al Bosco della Costara. E ora risaliamo questo single track. Ed ora una bella discesa per arrivare fino alla Piana del Prisco, ma purtroppo sono caduti molti alberi.
Vai a destra. Ed eccoci alla piana del Presco e stiamo risalendo verso Monte della Reina. Dopodiché tutta discesa fino all'arrivo e adesso stiamo andando verso Pietramaura. E sullo sfondo la Valle dell'Agri con Monte Sirino, Monte Alpi e così via. Ed ecco Pietramaura, ci sono anche alcune vie di arrampicata. E sullo sfondo abbiamo Piano della Croce, dove siamo passati stamattina. E davanti a noi c'è il Monte Lama, dove siamo scesi poco fa. Ed ora verso la località Cognone, dove termina lo sterrato e inizia l'asfalto per circa un chilometro fino ad arrivare al ristorante Al Pergolato, dove si mangia benissimo. E abbiamo percorso 38 chilometri e 1450 metri di dislivello.